Ciao, io ho intitolato ormai questi tipo di video amanti del mese. Non vi faccio vedere tutti i prodotti che uso, anche se sono pochi durante la giornata, non uso tanti, ma comunque mi piacciono anche gli altri. Invece, io vi faccio vedere quello che è comparso nuovo in casa mia. Questo ve l'ho fatto vedere in un haul, ma non vi avevo parlato niente di lui, è l'olio di essenziale di geranio d'Egitto, comprato da Amazon. È meraviglioso, non ho mai provato l'olio di geranio usarlo. Sapevo che è un olio repellente delle zanzare, questo è stato lo scopo dell'arrivo di questo prodotto in casa mia. L'ho aperto e invece mi sono innamorata. E ho letto da qualche parte che è un olio essenziale per allontanare lo stress e il malumore. Come funziona davvero? Sempre per lo stesso scopo va usato anche l'olio essenziale di arancio, limone, però con me non funziona così tanto come questo geranio. È stupendo, una o due gocce. Li metto o su un batuffolo di cotone o nel termosifone, ma veramente profuma un fiore che, secondo me, una persona si trova bene con un tipo d'olio essenziale e se lo sceglie per dopo stare bene più avanti. Per cui con questo sicuramente io adesso sto benissimo. Infatti c'è scritto purificante e energizzante. Vediamo come lotterà con le zanzare perché già una o due li ho visti questo fine settimana in giardino. E ancora non abbiamo spruzzato le siepi per vedere come va. E cosa volevo dire di questo ancora? Io in profumo adesso se ci penso bene, l'ho provato nel set di campioncini che ho avuto dal Balbam, l'azienda britannica. Però essendo insieme ad alcol, cambiava il profumo. Invece questo puro mi piace tanto, tanto, tanto. Sempre un altro nuovo arrivato in casa mia è dell'Idea Bio. Non è la prima volta che provo un prodotto dell'Idea, però della serie Mango Albicocca è la prima volta. Allora, il Lynch viene qua, su questa confezione, non ve lo faccio vedere perché non vedo cosa si sta vedendo adesso, non voglio stare lì a vedere se mette a fuoco o non mette a fuoco. Vi faccio vedere solo la consistenza. Già dalla consistenza mi sono innamorata. Non ho provato in su campioncino niente, ho preso occhi chiusi perché mi piace tanto l'albicocca. È un balsamo molto corposo, si assorbe non proprio velocemente, però io ho il tempo di massaggiarlo, di godermelo. Lo metto solo quando ho tempo, quando sono di fretta non me lo metto. Lo metto dappertutto, sui taloni, dai taloni agli omeri. No, di notte prima di andare a letto me lo metto anche sulle mani. La profumazione persiste poco, per cui è una cosa buona. È un prodotto certificato Natru, non è diciamo, la certificazione che io preferisco, però comunque è una buona cosa quando c'è un prodotto bio certificato, visto che dappertutto ci sono prodotti bio non certificati e poi magari costano uguali. Questo l'ho pagato 8,95 al Tigotà. L'ho preso questo mese e lo uso tantissimo. Secondo me tra poco finisce, anche se vorrei far provare anche a mia mamma ad aprile, visto che vado nel mio paese, una piccola quantità le prendo anche lei così vediamo cosa dice, che a me piace sentire anche la sua opinione. Lo prelevo, come avete visto, con il dito, non mi faccio tanti problemi, anche se ho messo all'inizio la spatola questa di legno. Io preferisco, lo so che non è igienico, però mi piace pucciare il dito, sentire la consistenza morbidosa del prodotto. E finisco questo video con una nota positivissima. Io devo dire che non sono stata mai brava a disegnare, a colorare, boh, credo neanche, comunque questa parte dell'arte non fa per me, non so perché non l'ho sviluppata abbastanza in
Infanzia, oh, non so, saranno decine di, se non 2 decine d'anni, ma una sicuramente che non coloravo. Adesso con mio figlio vado in edicola, le prendo. Solitamente le riviste che hanno gli adesivi, no? Vedete qua, li incolliamo, li stacchiamo, questa è l'attività del giorno favorita, una dei favoriti che ne ha tante. Invece qua c'era l'opzione anche di avere una rivista che si colora, vedete? Noi coloriamo le pecore azzurre, gialle. E cosa volevo dire? A me rilassa tantissimo colorare, non sapevo. Oggi ho fatto per esempio questo disegno. Riesco poco perché Marcello subito vuole la rivista che ho io, anche se lui ha le altre, magari quella che piace di più, per esempio il coniglio Peter. No, lui deve prendermi la mia con la fattoria o quello che sto disegnando io. E rilassa davvero tanto. Mi piace 5-10 minuti dedicarmi anche a questa attività. Ed ecco, l'attività del mese di marzo, la più favorita, è colorare nelle riviste di mio figlio. Bene, ragazzi, erano i 2 prodotti che mi sono piaciuti veramente tanto in questo mese di marzo, che oggi siamo al 21, per cui già posso considerare i prodotti quelli che mi sono piaciuti di più. Anche se compare qualcosa che mi catturerà l'attenzione, vi farò vedere nel mese di aprile. Bene, io vi ringrazio come al solito, anzi, oggi mi soffermo di più a ringraziarvi, siete state dolcissime con me in questo mese, sapete che ho avuto un po' di cose non molto belle, ma comunque stanno passando, nel senso il tempo risolverà credo tutti questi malori che ci sono stati. E io volevo ancora una volta ringraziarvi e vi apprezzo tantissimo. Io sul mio canale, se non notate le iscrizioni, ma in generale le visualizzazioni non sono tanti, sono tanti per me perché so che le persone che mi stanno guardando sono le persone che davvero sono interessate a quello che faccio, a quello che sento, e mi piace che ricevo da voi le stesse cose che sento io, per cui è bello avervi intorno, le persone con quale si sta davvero bene insieme, intercambiando le cose che ci piacciono. Vi ringrazio di cuore. A presto, ciao ciao.